Parte 2. Per la parte 2 ho pensato di importare dei dati, che è bene o male quello che si fa nella vita reale. Raramente dovrete fare quello che abbiamo fatto prima, cioè scrivere del codice Python che crea un data frame. 9 su 10 utilizzerete questa funzione qua. Non è di data frame, è di pandas la funzione. Ritorna un data frame. Allora, di queste read ne esistono di vari tipi. Alcune sono super golose, tipo read clipboard. Cioè, voi andate su Excel, selezionate i dati, Ctrl-C, fate pd.readClipboard e avete il data frame caricato con la roba che c'era in memoria. Oppure read JSON, se avete qualche bella API che arriva dal web, che ritorna JSON, perfetto. Con i dovuti parametri di customizzazione si va. HTML, c'è una tabella HTML, dentro anche quella, read HTML. Ora, CSV ha tipo, penso, 100 parametri per configurarlo. Non li vediamo oggi, perché è un intro. E andiamo a caricare dei dati. Che dati vado a caricare? Ho messo i credit, anche se in realtà non ho chiesto se posso utilizzarli. Mea culpa. Al signor Caudron, che ha fatto a sua volta un speech di intro a Pandas negli States per un PyData, però i dati mi sembravano molto carini, molto semplici per fare un'introduzione, quindi li ho bellamente rubati in senso buono, erano su GitHub. Come potete vedere, la cosa è estremamente semplice. Ora, alcune tipologie di dato potrebbero già venire convertite, perché tra quei centinaia di parametri che ha di CSV ce ne sono alcuni in cui puoi dire converti le date, converti questo, converti quello. Per semplicità e per necessità del workshop ho letto i dati secchi così, quindi queste sono tutte stringhe. Ovviamente un bel info è sempre utile da fare. È utile da fare perché potete intanto iniziare a vedere che ci sono dei numeri che non tornano, e un po' come è fatto il data frame. In particolare il fatto che qui ci sia scritto object vuol dire che non abbiamo dati facilmente elaborabili. Ricordo che object, leggetelo come stringa. Qui ho messo un pezzo di codice per far che catch già il risultato, per non avere tutto lo stack trace sul monitor. Banalmente, tra le varie funzioni che offre Pandas c'è toNumeric, che trasforma una colonna tipo coffees in numeri. Forse è il caso che accenno un attimo ai dati che ho. I dati che sto utilizzando sono strutturati in questa maniera. Ci sono dei timestamp che sono rilevati da un'app per cellulare, una colonna coffees che è un numero che viene praticamente scritto a mano da un operatore, chiamiamolo l'utente dell'app, che andava nell'ufficio di questo tizio alla macchinetta del caffè, e la macchinetta del caffè aveva un contatore di quanti caffè venivano fatti. Lui andava là, prendeva l'app, diceva 100, che leggeva 100 e faceva invio. Questi dati quindi sono un timestamp, il numero di caffè che appariva sul display e il contributor è chi effettivamente ha inviato il dato. Quindi coffees fondamentalmente è un progressivo, quindi va bene che sia un numerico, però in questo caso qualcosa non va perché ho sporcato i dati e ci ho messo una testing all'interno, quindi una stringa che non può venire convertita. Questo capiterà spessissimo nella vera analisi dati. Ora, in Python esiste il concetto di none, che sarebbe il null, fondamentalmente, quindi il non valore. In NumPy e Pandas si chiama NaN, none. Qui cosa sto dicendo? Sto dicendo alla funzione di prima, questa è la funzione di prima,
Dico, quando becchi un errore, mettici un nan, riga vuota. E così mi crea una serie che abbiamo visto prima. Questa è una serie. L'indice è automatico e quelli sono i valori. Bene, sovrascriviamo la colonna. In questo modo, adesso, su Coffees ho il valore numerico. Posso fare una describe e la describe, come dire, mi dà già qualche indicazione. Se io non conoscessi per niente i dati, posso già capire, guardando questo andamento sui percentili, che è un progressivo che sale. Ora, ci sono dei NaN, dei buchi, abbiamo detto, ok, me li tengo da parte, potrebbero sempre tornarmi utili. Come li prendo? Col metodo che abbiamo visto prima delle maschere. IsNull non fa altro che beccare i valori che sono NaN e ritorna una series con scritto true, false, eccetera, che io posso utilizzare come maschera all'interno del data frame. Quindi, tac, questi sono tutte le righe e questi sono gli indici di riga in cui c'è NaN. Può sempre tornare utile, me lo metto da parte dentro un NullCoffees, una variabile, che è un data frame a sua volta. Bene, adesso, visto che non ho, per l'obiettivo di questo workshop, molta voglia di star là a capire cosa farmene di quei valori vuoti, li butto via. Drop NA non fa altro che dire butta via le righe dove la colonna Coffees è NaN e, visto che ci sei, farlo in place. In place lo trovate spesso, cioè proprio scritto in place, quel parametro lì, lo trovate spesso in molte API, quasi tutte le API di data frame e anche di series. Permette di fare replace senza dover riassegnare il risultato, quindi non è immutabile, ma muta direttamente il valore. Problema: se state usando un notebook, questa operazione qua, se la fate due volte, crea problemi, per cui ricordatevi che l'inplace va usato con cura. Comunque abbiamo pulito quei valori là. Ok, Coffees abbiamo detto è un progressivo, però finora TwoNumeric mi ha creato un float, quindi un numero con virgola, che ha ben poco senso perché è un progressivo. Ovviamente tra le varie cose che si possono fare c'è il downcast, altro parametro della funzione TwoNumeric. In questo caso possiamo dire, va bene, prendimi la colonna Coffee che nel frattempo è diventata un float, che non ne frega niente del TwoNumeric se gli passi già un numero, non è resiliente, diciamo, e trasformalo in intero. Head, l'abbiamo visto prima, prende solo i primi 5. Eccolo qua, pulito senza la virgola. Quindi la colonna Coffee si può dire che è abbastanza a posto. Bene, contributor, ci sono buchi, ci sono problemi, c'è qualcosa, proviamo a analizzarla. Questo cosa fa? Come prima della colonna contributor, estraimi una series booleana in cui c'è true, false, quindi fondamentalmente è una serie, e se io applico any su quella serie vado in realtà a applicarlo sui valori. Any è una funzione di Python che basta che uno solo dei valori sia true per avere true, in questo caso false, quindi contributor è tutto pieno, probabilmente perché l'app la metteva di default. Stesso vale per timestamp, anche qui probabilmente l'app metteva i valori di default, quindi il not null era già insito nei dati. Bene, però timestamp, abbiamo visto, è una stringa di una valenza nulla fondamentalmente, soprattutto perché rappresenta una data è quando si analizzano serie di dati eccetera, le date sono tra i valori più importanti e ovviamente vengono gestiti in pandas, e per convertirli c'è una comoda funzione, come prima era toNumeric, cioè toDateTime, scusate,
a cui viene impostato questo qua, che è il formato. Questo formato io l'ho dedotto, ovviamente, guardando gli esempi, i valori di esempio. Non sto qui a descriverlo perché parla da solo. E comunque io apro sempre la documentazione di format, string format, per essere sicuro di star mettendo i valori giusti. Questa ritorna ovviamente una series, e vorrei farvi notare che il tipo è un daytime. Banalmente, come prima, imposto all'interno del data frame, sovrascrivo la series con quella, con i veri valori, e inizio a ragionare. Ragiono come? Ma ha senso avere un progressivo come indice da 0 a 670 qualcosa? Non ha nessun senso quando hai una colonna di tipo timestamp. Infatti Pandas è nato nell'ambito finanziario per elaborare dati. Quelli finanziari sono tutti time based, sono tutti basati sul tempo, e quindi ci sono delle funzioni ad hoc per gestire time series cosiddette. Però prima di iniziare a gestire le time series bisogna avere un indice di formato di tipo data. Questo è il comando, anche in questo caso in place, state attenti perché per il solito discorso che dicevo prima. Questo banalmente ha impostato non più quel range automatico, ma il timestamp come indice. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso l'indice è il nostro X. Qui potete vedere i mesi e l'andamento dei coffees. Non vedete i contributors perché sono di tipo categorical, cioè sono categorie object fondamentalmente, per cui non li plotta di suo. E come vi dicevo prima, è un progressivo, sale. Ho qua. Bene, adesso che abbiamo una time series possiamo iniziare a fare cose veramente interessanti con poche, lasciatemi dire, pochissime righe di codice. In particolare questi due punti sono quelli chiave. Stiamo dicendo data frame che sia un time series raggruppa per giorno, D sta per giorno della settimana, day. Si può addirittura mettere BD che è business day, M per i mesi, eccetera. C'è un bel po' di funzionalità. Comunque D sta per giorno, e prendimi il max, cioè il valore massimo per ogni giorno. Essendo un progressivo mi sembrava una buona idea questa qui. Dico, vabbè, intanto in quella giornata lì vale l'ultimo, perché quelli intermedi non fanno altro che dare delle informazioni che potrebbero non essere rilevanti per la giornata. E disegnalo, plot. Disegnalo con dei buchi, perché non tutti i giorni hanno rilevazioni. E allora, non so se ha senso per l'analisi che sto facendo io, però mi sembrava carino dirlo, ho aggiunto questo comandino qua. Allora, in alcune versioni di Pandas, quelle precedenti, quelle tipo di 2 anni fa, questo era un parametro da mettere qua in giro, ma questa secondo me è una sintassi che funziona molto meglio come leggibilità. Cosa sto dicendo? Sto dicendo, dove trovi vuoto metti il valore precedente, il backward. Voilà. Bene, adesso abbiamo una serie omogenea, tutta riempita, e come potete vedere dove ci sono i buchi li ha riempiti col valore precedente. Questo torna molto comodo in alcune analisi per non avere, per esempio, dove ci sono pochi buchi può tornare utile riempirli in questo modo. Esistono altre funzionalità ovviamente per fare il riempimento, questa è una che delle tante, la documentazione è molto vasta a riguardo. Vabbè, in questo caso mi salvo la time series, quella basata sui giorni, col massimo e il fill al backward, e la salvo nella variabile TS, che è quella che utilizzerò più avanti. Ora, adesso,
Se avete visto prima, l'ultima parte del grafico, quella che era di qua, aveva degli scalini molto accentuati e probabilmente non è significativa. Allora provo a analizzarla. Come la analizzo? Beh, io avevo visto che era all'incirca dopo il 2013, ovviamente riguardava solo i coffees. A sto punto, per avere meno dati, cioè un'aggregazione un po' più comoda, raggruppo per week, per settimane, con lo stesso sistema di prima, solo che se metto le barre, gli istogrammi. Bene, ecco dove c'è il buco. Qui, questi dati qua potrebbero non interessarmi, sono la fine della raccolta, potrebbero darmi delle indicazioni che non mi vanno bene, possiamo anche toglierli. Come li togliamo? Beh, ovviamente facendo uno slicing. Allora, in questo caso io ho preso dal 10 marzo al 24 e ho fatto ritornare la colonna coffee, e ho visto che al 12 di marzo c'è un dato solo. Quindi 12 di marzo potrebbe essere un buon punto dove tagliare. Tagliamo. Ecco, in questo modo, questa riga qua, nella sua semplicità, stiamo dicendo taglia fino al 12 di marzo. È il limite ultimo. Tutto quello prima fino al 12 di marzo. Così ho la mia bella serie più significativa, per quello che può essere significativo questo dataset. Bene, una delle cose, dei concetti base del data frame di Pandas è che è sempre meglio lavorare per series e per vettori, come dicevamo due al talk all'inizio, vettorializzare. Quindi nel momento in cui io voglio confrontare un valore di una riga con quello di una riga precedente o successiva, non mi metto a fare cicli for o cose strane. Creo una seconda colonna in cui il valore è shiftato e quindi mi ritrovo in riga tutti i valori che mi interessano. Ok, è complicato detto così, è molto più semplice da vedere. Cosa ho fatto qui? In questo caso ho chiesto a matplotlib di farmi due grafici in cui la x è condivisa. Cosa astruse? T-shift sposta l'indice, non i valori, sposta l'indice di meno 30, essendo l'indice giornaliero, sono meno 30 giorni. Quindi se guardate questa zona qua, vedrete che ho sfasato, sono riuscito a ottenere dei risultati con indice sfasato. Ok, non è ancora chiaro, proviamo così. Creo una colonna, i coffee precedenti, in cui ho spostato un giorno in avanti, ossia la prima colonna, la prima riga viene sparata nella seconda. Per capirci, questo è sfasato di una posizione. Cosa mi permette di avere questo? Nella colonna coffee il dato originale, ma nella previous il dato del giorno prima. E se avete capito come funziona Pandas, io posso creare un'altra serie in cui questo meno questo mi dà quanti caffè al giorno rispetto al giorno precedente sono stati aggiunti. Bisogna ragionare su serie e non su singola riga, però in realtà una volta che si è preso pratica è veramente comodo e tra l'altro anche molto performante. Cosa ho fatto qua? Il consumo di caffè per mesi. A quel punto, sapendo ogni giorno quanti caffè vengono fatti, posso raggruppare quel delta che ho creato prima per mesi. Quindi a questo punto non ho più un progressivo, ma una quantità e la posso sommare. La posso sommare, certo, comando sum. Anche qui è veramente, si può leggere dei delta, schiacciali per mese e prendi la somma di ogni mese, disegnali su un istogramma. Eccolo. Bene, ho quasi finito.
se ricordate i dati di prima che avevamo scartato, quelli che avevano i contributor che per qualche motivo hanno messo dentro nessun caffè o comunque hanno messo una stringa al posto del numero, chi sono e quanti danni hanno fatto. Beh, se qualcuno lavora in SQL, questa cosa qui, value count, tornerà in mente, che è una group by in cui viene restituito il count. Sinceramente è molto più comodo questo. E voilà, questo è il signor Quentin, ha messo dati a caso più di tutti gli altri. Bene, io ho terminato, oppure ho altre due slide, se ci sono domande rispondo alle domande, se no mostro le prossime due slide. Qua il mio? Pronto? Sì. Allora, mi interessava sapere se i dati di tipo finanziario sono trattati correttamente, perché di solito è un problema in altri linguaggi. Sono trattati, scusa, non ho capito. Correttamente, ossia tipo decimal piuttosto che un float, problemi di questo genere. Su questo... A questo punto bisogna vedere la documentazione di NumPy, che è la libreria sottostante a Pandas. Sono trattati abbastanza correttamente, però bisogna sempre tenere conto di alcuni problemi dovuti alle somme su virgole mobili e anche l'architettura del processore su cui si vanno a fare le operazioni, perché appunto NumPy lavora a livello di C e quindi anche l'architettura conta in quel caso. Ci sono delle funzionalità già di Pandas per scaricare addirittura le serie di dati finanziari in tempo reale, ci collegano direttamente a dei servizi ed hanno già dei risultati, ci possono già aggregare, per cui ti verrei da dire sì, fanno dei conti abbastanza attendibili. Per rispondere in maniera completa non ho verificato questa cosa, però ti direi verifica su NumPy, perché è quello che fa il conto effettivamente. Spero aver risposto alla tua domanda.